Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary. Nel video di oggi volevo mostrarvi come imbastire un fazzoletto. Ho questo pezzo di tessuto di 32x32 cm e ora vado a sfilare un filo nei quattro lati per ottenere una misura interna di 30x30 cm, quindi eseguirò l'orlo su 2 centimetri. Voglio appunto un orlo abbastanza piccolo in modo che non sia troppo evidente nel lavoro ultimato. Cercare di sfilare bene il filo di tessuto, quindi ho ovviamente calcolato 2 centimetri dal bordo con dritto filo e ora vado a togliere appunto un filo di trama, arrivando ovviamente 2 centimetri prima della fine dell'angolo, in modo così da non sfilare completamente il tutto. Ora ho sfilato tutti e quattro gli angoli e ho ripiegato praticamente metà dell'orlo che poi ovviamente andrò a ripiegare. Siccome che voglio fare appunto l'angolo con l'angolo a cappuccio, ho appunto piegato a metà l'orlo. Ripiego l'angolino a questo punto, ripiego l'angolino facendolo combaciare con il puntino della sfilatura con i due fili. In questo modo. Stringo bene e poi ripiego dritto su dritto, in questo modo. Ora con ago e filo vado a cucire questa parte. Cucio questa parte con dei punti fitti e in modo così da fermare questa parte. Questo passaggio è fondamentale proprio per ottenere l'angolo a cappuccio. Dobbiamo fare una serie di punti molto fitti proprio per ottenere una cucitura fissante. Ora fermo il filo con qualche puntino e taglio. Ora a questo punto rivolto l'angolino, il pezzo di tessuto che avevo ripiegato e tagliamo. Tagliamo la parte ovviamente che è sopra la cucitura. Fatta questa operazione, rivoltiamo l'angolo e abbiamo ottenuto l'angolo a cappuccio.
ovviamente con delle forbicine, con un uncinetto, con qualcosa di appuntito, si va a perfezionare l'angolo in modo che sia ben dritto, ben appuntito. Come vediamo, con l'uso delle forbicine riusciamo a perfezionare l'angolo. E ovviamente ripieghiamo in corrispondenza della sfilatura l'orlo. In questo modo. Ora procediamo a fare la stessa operazione anche per tutti gli altri angoli, quindi ripieghiamo l'angolino facendolo combaciare con l'interno della sfilatura. Ripieghiamo dritto su dritto l'angolino, facciamo bene attenzione a ne porre il doppio della tela assieme, combaciamo dritto su dritto in questo modo, stringiamo bene e poi con ago e filo andiamo a cucire questa parte. Quindi fissiamo il filo con un piccolo punto. E poi iniziamo a cucire. Come detto in precedenza, dobbiamo fare dei punti fitti, proprio perché questi ci serviranno per far chiudere bene l'angolo. Facciamo ancora un paio di punti e poi fissiamo il filo con un piccolo puntino e tagliamo. Rivoltiamo l'angolo, i lembi di tessuto e ora siamo pronti per tagliare la tela in eccesso. Quindi facciamo bene attenzione a vedere dov'è la cucitura e poi tagliamo. Ora possiamo rivoltare l'angolo in questo modo. Con l'utilizzo di una forbicina o di un uncinetto, di qualcosa di appuntito, perfezioniamo l'angolo. In questo modo. Porre in maniera corretta l'orlo vicino alla sfilatura che poi andremo a completare con l'orlo a giorno. A questo punto ho completato tutti gli angoli e ho rivoltato in maniera precisa l'orlo per farlo combaciare ovviamente con la sfilatura che abbiamo fatto. Come potete vedere, qui abbiamo il filo che abbiamo tolto per l'orlo e ora siamo pronti per eseguire la jour, che vi mostrerò nei prossimi video. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia interessato e in tal caso iscrivetevi al canale
e seguitemi nei prossimi video.